di Sinseike Web TV. Oggi siamo ospiti nella Chiesa del Salvatore a Castellana Grotte in provincia di Bari e proseguiamo con i presepi. Infatti, a fianco a me, Porzia Lentini, che ha creato questo grande e bel presepe. Porzia, noi ti conosciamo già da un video sul nostro canale dove ci hai fatto vedere il tuo presepe artistico-artigianale. E so che c'è una piccola storia che ti ha ispirata particolarmente nel proseguire questa arte. Sì, effettivamente diciamo che la mia storia nasce da Natale dell'anno scorso, quando la signora Rosa, che ha sempre fatto per tanti anni il presepe in questa chiesa, purtroppo lo faceva sempre da sola, ha cominciato ad aver bisogno di aiuto. Per cui Don Antonio, il parroco del Salvatore, ha chiesto se qualcuno durante una messa era disponibile a poter aiutare la signora Rosa. E io detti subito la mia disponibilità, io insieme ad altre persone, insomma. Quindi poi riuscimmo ad organizzarci e cominciamo a costruire questo presepe. L'anno scorso chiaramente l'abbiamo cominciato tutto dalla alla Z, l'abbiamo proprio costruito qui in chiesa, ci abbiamo messo chiaramente un po' più di tempo. Però è una cosa che mi ha toccato così tanto, mi è piaciuta così tanto, che così ho deciso di continuare e proseguire l'arte del presepe. Quindi diciamo che dall'anno scorso a quest'anno ho avuto tanto tempo per poterlo pensare e cominciare a costruire. E quindi niente, ho cominciato a farlo e questo è il risultato di quello che ho fatto, insomma. E infatti si vede che è molto impegnativo, quante piccole cosette particolari che ci sono qua. Quanto tempo ti è servito per assemblarlo tutto? Sì, effettivamente è pieno di particolari, comunque ci ho messo intorno ai 4 mesi e mezzo per farlo. Chiaramente, essendo il primo, ci sono stati gli errori, c'è stata l'inesperienza, non sarà perfetto, però a me piace. Per noi è perfetto. Porzia, c'è qualcosa in particolare, un particolare magari del presepe che ti piace maggiormente? Sì, effettivamente c'è un particolare che, oltre a piacermi, veramente dovevo capire come farle e quindi dedicarci del tempo, e sono proprio le pale del fico d'India, che oltre a doverle studiare come fare, ho dovuto poi cercare di trovare tutte queste cose piccoline per far sì che insomma desse l'effetto del fico d'India. E quindi quello è sicuramente un particolare che a me piace.
È un capolavoro. Dire bellissimo è poco. Complimenti davvero. Sai che Web TV ringrazia la Chiesa del Salvatore a Castellana Grotte e ovviamente Porzia Lintini. Ringrazio nuovamente Pino e Valeria per la loro disponibilità. Saluto tutti voi amici di Sai Che e vi invito a venirlo a vedere perché penso che merita. Grazie, ciao! Se vi è piaciuto questo video mettete il pollice su e fateci notare che i video che facciamo sono interessanti e vi servono con la vostra iscrizione sul nostro canale. Sai Che può interessare o coinvolgere anche te!